Proseguono i lavori per le future linee 2 e 3 della tranvia. Ecco i cantieri di metà marzo. L'intervento più rilevante è l'ultima fase dei getti sul viadotto San Donato. Il tratto interessato dai lavori è quello sopra la rotatoria tra viale Forlanini e via di Novoli. Per consentire le operazioni, che saranno effettuate per due notti consecutive dalle 21 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 marzo e replica la sera successiva, sarà chiusa la corsia di collegamento tra viale Redi e via di Novoli in uscita città, mentre rimane aperta la direttrice via di Novoli, viale Redi in ingresso città. Nell'ambito dei lavori al Palazzo Mazzoni, fino a venerdì 17 marzo, in orario notturno 21.06, in vigore un restringimento di carreggiata in viale Belfiore e viale Redi tra i due attraversamenti pedonali, a seguito della chiusura del marciapiede e la conseguente realizzazione di un percorso pedonale protetto. Per i cantieri sulla futura linea 3, da giovedì 16 marzo, in vigore una modifica dell'incrocio via 5 giornate e via dello Statuto. Si tratta di un passaggio verso la configurazione finale della viabilità prevista tranvia in funzione. Non sarà più possibile attraversare via dello Statuto in corrispondenza dell'intersezione con via delle 5 giornate. L'attraversamento sarà garantito dalla direttrice di via della Cernaia. Sono previsti alcuni cambiamenti dei sensi di marcia in via della Cernaia, via 24 maggio e in via delle 5 giornate.